Exoraptix, se anche tu sei alla ricerca di un SUV comodo, spazioso e sportivo, questo è quello che fa il caso tuo. Abbiamo qui una Ford Kuga 2005 di cilindrata, 190 cavalli, allestimento ST-Line. Notiamo parte anteriore del veicolo, che le classiche linee morbide e filanti della Ford Kuga sono qui rese più aggressive appunto in questo allestimento. Abbiamo nella parte sottostante i sensori di parcheggio anteriori. Parte laterale del veicolo troviamo cerchi in lega con raggio da 18, mentre qui troviamo i cristalli oscurati come anche il lunotto. Parte posteriore del veicolo troviamo sensori di parcheggio posteriori e la nostra retrocamera per facilitare le nostre manovre. Aprendo il portellone troviamo un bagagliaio direi molto spazioso, con possibilità sempre di aumentare il volume abbattendo i sedili posteriori. Abbiamo qui una presa da 12 volt molto comoda e ruotino di scorta. Saliamo a bordo, troviamo qui tre postazioni molto comode, confortevoli, direi con tanto spazio. Abbiamo qui i nostri attacchi Isofix nei sedili laterali, questo tessuto con questa trama particolare e dettagli delle cuciture in colore rosso, bocchette per l'aria condizionata. Eccoci qui nella nostra postazione di guida, troviamo qui appunto tutta la comodità di questo SUV e la sportività appunto di una ST-Line. Abbiamo qui il nostro volante a tre razze con i tasti per la gestione delle chiamate, del volume e di tutto l'infotainment, pad touchscreen per la gestione dell'infotainment, al di sotto i tasti per la gestione del clima. Qui sotto, dove c'è questo vano porta oggetti, troviamo le nostre prese USB e la carica da 12 volt. Abbiamo qui il nostro cambio automatico e il freno di stazionamento elettronico, ma volevo farvi vedere una chicca di quest'auto, che la accendiamo. Troviamo questi LED molto particolari, che poi ritroveremo anche sulla maniglia di apertura. Nel 2022 ha percorso circa 31.000 km ed è un full hybrid, quindi cosa aspetti? Vieni a trovarci sul nostro sito raptix.com.